3, 2, 1. Ah beh, tutto un altro vedere. Meteo delle balle anche oggi. Buongiorno a tutti. Siamo ripartiti. Che passò? Siamo ripartiti da Vannes, in Bretagna. Facciamo l'ultima sosta in Bretagna a Rochefort-en-Terre, che è un piccolo paesino floreale a circa una mezz'oretta da Vannes, e dopodiché partiamo con facciamo la prima cavalcata del rientro, quindi arriviamo al castello di Villandry, che sono circa 3 orette e mezza, insomma, di strada, che però faccio in autostrada, perché l'andata l'ho fatta, ho fatto 2000 chilometri, e vabbè, senza togliendo quello in Italia, insomma, ho fatto 1500 chilometri senza autostrada, e il ritorno lo faccio in autostrada, perché sennò veramente non arriviamo più. Va bene, andiamo a vedere questo Les plus beaux villages de France, classe parmi tutte cose. Hanno un bellissimo, qua arrivano camper a manetta, hanno un bellissimo parcheggio per i camper, 5 euro al giorno, 24 ore, puoi anche dormire, solo che il tempo è là. Italia è una carovana, è una carovana, ragazzi, king della carovana. Erano messi via tutti insieme? Sì. Tutti insieme. Va bene. Adesso procediamo a vedere sto paesetto. Il tempo assolutamente una. Però tempo matti e paroni non si comanda. Quindi noi andiamo avanti. Che profumo di crepe! Ma che pollo, sono crepe! Senti che lo zuccherino, il pollo. Che voglio di sentire pollo, anzi crepe che assomigliano a pollo. Senti, è dolcissimo. Ottimo, Centreville. Signora qua che sta facendo roba. Purtroppo questo è. C'è anche un chateau. Vediamo. No, di qua direi. È anche bello lui, però. Questo meteo. Vabbè, facciamo due foto lo stesso e ragazzi, così va. Paesino veramente molto bello, però se mi doveste chiedere, se qualcuno mi dovesse chiedere anzi, cosa non ti è piaciuto della Francia, non mi è piaciuto il fatto che vanno in macchina ovunque, cioè anche nel più buco del buco del buco, vanno in macchina, cioè io ero in macchina, arrivo dappertutto. Guarda che roba. Allora, qua, tutto freddo, è peccato per il tempo, ma ragazzi. Thank you.
Siamo al castello di Rochefort-en-Terre. È un piccolo castelletto in realtà. Penso. Paesino che merita sicuramente una visita. Molto caratteristico. Chiesa, hai soldi per... no, ci vediamo. Io c'ho... sì. Buon pomeriggio a tutti, siamo arrivati a Villandry, siamo in una specie di area sosta, un posto meraviglioso, è praticamente una tenuta di un agricoltore qui, che fa, siamo solo tre camper perché siamo leggermente distanti dal castello, siamo un paio di chilometri, ma noi abbiamo le bici, e è un agricoltore che ha praticamente un terreno e ci ha fatto area sosta. E carico, scarico e volendo anche l'elettricità, io adesso non ho bisogno di elettricità, ma comunque volendo anche l'elettricità, 10 euro al giorno. Siamo piazzati così, questo è... Il Nino è quasi praticamente in bolla, king delle bolle. Ecco qua, domani mattina visita al castello e poi vediamo. Intanto King che si sta senza scarpe, io odio portare le scarpe. Il posto è veramente meraviglioso, io adoro questi posti, sono praticamente i posti che io amo di più. È stata veramente una grandissima scoperta. L'agricoltore, insomma il proprietario qui del campo, è di una gentilezza incredibile, ci ha accolti sorrisi, ci ha dato volantini, tutte cose, veramente persona squisita. E siamo qua, cioè voi vedete, siamo qua, questa è la situazione. Va bene, dopo aver fatto 3 minuti di chiacchiere al Nino, è sempre il king comunque. No, ecco, adesso vado a farmi una super mega doccia, sono esattamente le 6:10, quindi super mega doccia e poi mi apro una delle varie bottiglie di sidro che ho comprato tra la Normandia e la Bretagna e me la pappo tutta. Detto questo, vediamo qui se ci sono informazioni. Ecco qua, guardate, se volete sapere anche i prezzi, ecco, così funziona, ok? Perfetto, quindi ta ta ta, 2 persone, ta ta ta, 10 euro, ogni persona in più sopra i 2 e i 4 anni paga 2 euro e ragazzi miei, ci vediamo domani mattina al castello di Villandry, king dei castelli, dai che vediamo un po' di castelli, ragazzi.